Bella ragazzi, benvenuti in questo quinto episodio della Mod Vita da Sopravvissuto. Ci siamo tagliati finalmente i capelli, sia Trevor che Franklin. Questo perché abbiamo trovato una struttura che ci ha permesso di fare una doccia, anche se l'acqua era fredda, era sporca, ma più o meno ci siamo puliti. Comunque, cosa faremo questa mattina? Parlando meglio con Franklin, l'abbiamo conosciuto di più e ci ha detto che lui lavorava come lavapiatti in un ristorante di Los Santos. Infatti, come vedete, addosso ha ancora la divisa con scritto Piquis Los Santos, un ristorante a base di pesce sulla spiaggia. Comunque, lasciando stare questo, mi ha detto che questo locale apparteneva ad un ricco imprenditore di Los Santos e quando tutta questa storia è iniziata, lui stava facendo il cameriere nella sua villa, va bene? E secondo lui, se noi andiamo lì, abbiamo possibilità di trovare avanzi di cibo, bibite e scorte in generale, ragazzi. Quindi noi possiamo fare un salto lì, vedere se c'è qualcosa e nel caso ci carichiamo tutto in macchina. Perché lui me l'ha detto, ha detto quando tutta questa storia è iniziata, stavano appena servendo il pollo, le patatine, pasta, quindi c'è comunque tantissima roba e potrebbe comunque tornarci utile. Comunque dai Franklin, sei pronto? Comunque ragazzi, finalmente un bel tagliuccio di capelli sistemato, pulito. Fa anche schifo Trevor, va bene, però comunque almeno siamo più puliti ragazzi, perché i capelloni, diciamo con questa storia qui, possiamo attaccarci addosso le zecche, le pulci, quindi meglio tagliargli se possiamo. Comunque dai, saliamo in macchina. Saliamo in macchina perché mi ha detto che sta qua vicino questa villa. Qua, vedete? A Rockford Hills. Perfetto ragazzi, comunque la macchina è abbastanza rovinata come vedete. Tutta sporca di sangue, tutta ammaccata perché comunque stiamo investendo zombie su zombie. E prima o poi ragazzi qua questa macchina ci lascia perché sicuramente il filtro dell'aria, non lo so, si riempirà di scarti di carne di zombie sicuramente ragazzi, è questo presentimento quindi. Comunque eccoli qui, quello che facciamo noi è questo. Sboom! Li investiamo ragazzi, anche se questo è sbagliato perché la macchina si rovina, però Trevor è un pazzo scatenato ragazzi, vuole fare queste cose a tutti i costi. Lui non ci pensa. Comunque andiamo a vedere. Comunque sta macchina è tanta roba ragazzi, Franklin mi ha detto che se l'è comprata con tanti sacrifici, ha messo un sacco di soldi da parte e da pochi mesi si era presa questa macchina qui, una Pontiac Trans AM, una bella muscle car ragazzi, potentissima. E però purtroppo ragazzi non la può più usare come vedete. Allora, già vedo un po' la situazione un po' brutta ragazzi, aerei distrutti. Va bene dai, passiamo, vediamo un po' che succede. Mi ha detto qua sulla sinistra. Perfetto, perfetto. Eccola qua. Beh, Franklin ha una bella villa questo imprenditore, anzi aveva una bella villa, chissà che fine ha fatto. Sì, abbiamo ancora auto abbandonate ragazzi, perché qua, come vi ho detto, c'era una festa in corso, quindi sicuramente qualcuno è morto durante l'inizio di questa apocalisse. Facciamo una cosa, mettiamo la macchina qui e andiamo a dare uno sguardo, vediamo un po' se c'è qualcosa in giro. La torcia c'è perché sicuramente mancherà la corrente. Vieni, vieni Franklin. Ok, oh, è sicuro che è tutto a posto qui. Ok. Beh, però Franklin è tutto distrutto qua, Tutto abbandonato, ci manca un bel po' di roba qui. Aveva una bella casa questo, Questo bisogna dirlo, Franklin, ma io a quanto vedo di risorse qua non ne vedo, Non c'è niente, Franklin, mi sa. È rimasto qualche limone, qualche arancia, ma non vedo polli come tu mi hai detto. Vabbè, c'è un tè verde qui, ma sono tutte cose che a noi non interessano, ragazzi. Dobbiamo capire dove stanno le vere risorse. Cibi in scatola, robe così. Andiamo a vedere sopra. Oh, è tutto abbandonato qui, Qua non c'è niente, sicuramente era la stanza della figlia questa, perché vedo i letti rosa, diverse riviste femminili. Vabbè. Zitto, zitto Franklin, che non sappiamo se c'è qualcuno. Ma io non vedo nulla qui. No, non vedo nulla
che ci può servire. A noi interessa il cibo, ragazzi, non interessano più le cose di valore come soldi, gioielli. Ah, era questo. Vediamo un po'. Ah, sì. Quindi credo che quella sia la famiglia, la moglie, i due figli, la foto del matrimonio, i genitori. Quindi questo qua era il ricco imprenditore di Los Santos, ma chissà che fine ha fatto, ragazzi. Quindi questa è la moglie. Sì, sì, ok. Però non ci interessa a noi, ragazzi. Noi vogliamo le risorse qui. Le risorse non ce ne stanno. Qua chi c'è? Ah, il figlioletto, la figlia, va bene. Perché poi di solito queste ricche persone qua, quando succede qualcosa, sanno già dove andare, ragazzi. Sanno già dove andare. Nel senso, avranno sicuramente un bunker, qualcosa di segreto per salvarsi, perché non penso che questi qua muoiano così facilmente. Comunque, Franklin, a quanto vedo qua è tutto saccheggiato, eh. Comunque, ragazzi, io ho un brutto presentimento qui, perché... perché tende? Perché ci sono delle tende qui? Vuol dire che c'è qualcuno. Perché chi è che mette tende qui e non se le porta via? È veramente strano, ragazzi, qui, eh. Sta cosa mi sta puzzando un po'. È impossibile che non c'è nessuno. Le tende sono le prime cose che le persone si portano via. È impossibile che queste tende stanno qui. E poi sono 1, 2, 3, 4 tende da 3 persone. E qua potrebbe esserci seriamente un gruppo, ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare molto attenti, veramente. Quindi Franklin, qua abbiamo sbagliato tutto stamattina, eh. Non era come pensavi tu. E queste 4 tende qui fanno paura, Franklin. Qua potrebbe esserci qualcuno. Quindi stiamo attenti, dobbiamo andarcene via, controlliamo le ultime cose e si va via, eh. Non voglio avere niente a che fare con altri sopravvissuti qui. Te lo dico, perché non sappiamo se sono ostili, se sono buoni. Veramente, ragazzi, eh. Dobbiamo sbrigarci, perché qua la situazione si può aggravare con queste tende qui. Perché sono tutte sistemate, tutte messe bene, fresche ancora, ragazzi, perché ve l'ho detto, è impossibile, la gente se le prende le tende. È così, al 100% è così. Chi è che lascia delle tende qui e se ne va via? Proprio in questa situazione dove non c'è niente in giro. Comunque, diamo l'ultimo sguardo. Cioè, mi voglio ancora fidare di Franklin. Comunque, dai, Franklin, andiamocene via, che non c'è proprio nulla qua. Abbiamo provato, io ti ringrazio comunque di avermelo detto. Ma soprattutto vediamo se posso bere qua, ragazzi, eh. Se, anzi no, tipo nella piscina, se posso bere nella piscina. È tantissima roba, eh. No, impossibile. Secondo me è acqua sporca questa. No, ragazzi, ho sentito un clacson. Qualcuno ha fatto ingresso in questa villa, Franklin. Dobbiamo nasconderci, Franklin. Non possono vederci qui. Non sappiamo chi sono, non sappiamo se questi qua sparano a vista. Mi raccomando, Franklin, dobbiamo nasconderci prima che questi vengano qui. Oh mio Dio, ragazzi. Ok, ragazzi, ci siamo nascosti e incrociamo le dita. Ok, mi raccomando. Qua non dovrebbero vederci, dovrebbe essere tutto a posto qua, ragazzi. Speriamo, speriamo che se ne vanno, speriamo che stanno solo cercando risorse e vanno via. Speriamo, ragazzi, speriamo che non sono questi di questo accampamento qui, se no siamo morti. Quindi speriamo che così non ci vedano. No, sono arrivati qua, ragazzi, stanno parlando, secondo me si stanno chiedendo ma di chi è quella macchina là fuori. Questi qua mi fanno paura comunque, soprattutto quel tipo che sembra il capo, sembra anche uno sceriffo, ragazzi. Questi qua secondo me non sono bravi per niente, restiamo qua nascosti, Franklin.
No, non dire A, mi raccomando, stiamo zitti finché non vanno via, lo so, è brutto stare qui, però al momento giusto noi ce ne andremo da qui, va bene Franklin, ci salveremo, non moriremo oggi. Fatemi sapere anche voi nei commenti, ragazzi, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questa storia. Comunque è terrificante, eh? È terrificante sapere che c'è qualcuno e noi siamo in trappola qui. Comunque, ragazzi, direi che qua possiamo finire l'episodio. Mi raccomando, datemi tanti consigli, tante belle cose. E noi ci sentiamo al prossimo video, va bene, ragazzi?